Presidente, in apertura degli Stati Generali sulla Green Economy sono stati analizzati alcuni dati molto incoraggianti rispetto ai passi avanti che il nostro Paese sta facendo in questo settore, ora un focus sul recepimento delle direttive europee in materia proprio di circular economy. Cosa è stato fatto e cosa resta ancora da fare? Beh, diciamo, è stato avviato un sistema di raccolta separata di varie filiere di rifiuti e quindi avviate anche importanti attività di riciclo, raggiungendo delle performance che sono fra le migliori d'Europa. Adesso col nuovo pacchetto di direttive bisogna non disfare quello che è già stato fatto, e questo è un punto mai scontato in Italia, e poi prepararsi a fare un ulteriore passo in avanti, perché i target sono più performanti, la responsabilità del produttore è estesa anche ad altre filiere non toccate in passato, e soprattutto non si interviene solo sul rifiuto ma sull'intero ciclo di vita dei prodotti, in modo che siano più durevoli, più riparabili, più riciclabili. Vari settori dei diversi ministeri stanno studiando le possibili soluzioni. Direi che nella giornata il ministro Costa, ministro che ha la responsabilità appunto dell'ambiente, del territorio e del mare, ha detto delle cose importanti per quanto riguarda il disegno che si dovrà proporre per il futuro per la realizzazione dell'economia circolare, della green economy in generale. Cosa sono queste cose importanti? La volontà sua e del governo di parlare con tutti gli attori del sistema, per cui da una parte con gli imprenditori, dall'altra naturalmente con i sistemi come il COBAT e come altri che lavorano già sul campo, per cui un impegno importante che è quello che può consentire al nostro Paese di introdurre le scelte che riguardano la realizzazione dell'economia circolare con l'adesione degli operatori, con l'adesione dei cittadini, facendone perciò un tratto distintivo della nostra nazione e non qualcosa imposta dall'alto. Ecco, io credo che noi abbiamo bisogno di questo, e il ministro Costa su questa strada ci ha dato delle buonissime speranze.